L'abstract che ho presentato è lo studio Zero Fluoroaxi, che è uno studio randomizzato accesso ascellare ecoguidato versus accesso ascellare radioguidato in pazienti che andavano incontro a impianto di pacemaker o defibrillatore. Ed è stato fondamentalmente il mio progetto di ricerca, uno dei progetti di ricerca che ho seguito durante il dottorato. E lo studio nasce da una necessità clinica, cioè quella di un giovane impiantatore di pacemaker o defibrillatori che si approccia con la difficoltà di dover pungere la vena ascellare. E allora da questa difficoltà è nata anche l'idea di produrre un'evidenza scientifica in grado di permettere anche ad altri di utilizzare la metodica che oggi io utilizzo tutti i giorni nel laboratorio. E per capirci, quando si punge una vena ascellare radioguidata, noi ci basiamo solamente su landmark radiologici, quindi la prima costa, la seconda costa, e questo rende molto difficile identificare o immaginare dove passa la vena. E mentre invece utilizzando l'ecografia noi la visualizziamo direttamente, come visualizziamo direttamente il decorso e il percorso dell'ago e quello che sta facendo la punta dell'ago sulla vena, aumentando molto la nostra sicurezza e la sicurezza del paziente. Quindi da questo punto la nostra idea come gruppo è stata quella di vedere se effettivamente l'ecografia usata in maniera sistematica e randomizzata rispetto a quello che facevamo prima, quindi la puntura radioguidata, avesse un effetto su endpoint hard. Se volete, lo studio è pubblicato su JACC, Clinical Electrophysiology, ed è un open access, quindi potete leggerlo per intero, ma per farla in maniera stringata, l'endpoint composito era un endpoint di emotorace, pneumotorace, morte, puntura non voluta dell'arteria ascellare, ematoma di tasca e infezione. E questo endpoint composito è venuto in maniera significativamente minore nel gruppo in cui randomizzavamo i pazienti a puntura con guida sotto ultrasuoni. Questo per dire che effettivamente utilizzare l'eco per pungere l'ascellare è qualcosa che aumenta la sicurezza del paziente, ma non è solamente questo, perché l'eco aumenta anche la nostra sicurezza. Infatti come endpoint secondario di questo studio c'era il discorso della radioesposizione, che molto spesso noi come operatori ci dimentichiamo o comunque tendiamo a non pensare, pensiamo più al paziente che a noi stessi, e quindi in realtà è qualcosa su cui invece dobbiamo tornare a focalizzarci sempre durante ogni impianto. E l'utilizzo dell'eco riesce a ridurre la radioesposizione per l'accesso e la radioesposizione totale durante la procedura, riduce i tempi procedurali e riduce i tempi di accesso. Quindi in realtà, oltre ad avere un impatto su endpoint hard, ha impatto anche su endpoint più soft, e questo solo avendo un ecografo nel vostro laboratorio di elettrofisiologia. Quindi per concludere vi consiglio di provare almeno a leggere lo studio e magari, se vi convince, anche a iniziare a utilizzare l'ecografia per pungere le vene ascellari durante i vostri impianti di dispositivo.